SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. È atteso per mercoledì il rientro delle salme delle 7 vittime riccionesi dell'incidente avvenuto venerdì scorso in A4 nel Veneziano, che facevano parte di una cooperativa per l'aiuto di persone disabili. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha assicurato: porteremo avanti i loro progetti sociali. Il caro bollette preoccupa tutti, anche gli albergatori della Riviera lamentano il recapito di avvisi di pagamento per consumi energetici triplicati rispetto allo scorso anno. E dopo un'estate che ha fatto registrare numeri positivi per il settore turistico, ora molte attività ricettive potrebbero trovarsi davanti all'unica alternativa di dover chiudere definitivamente i battenti. Con oltre 500.000 di passeggeri da giugno ad agosto, il People Mover, la navetta su rotaia che in 7 minuti collega la stazione di Bologna all'aeroporto, piace sempre di più ai turisti, ma gli intoppi e il malfunzionamento ricorrente delle tre navette potrebbero rallentare la trattativa col fondo francese Meridiam, interessato all'acquisizione della maggioranza di quote della Marconi Express. Il vetro si ricicla all'infinito e per questo Aliambiente promuove una campagna di sensibilizzazione nei 13 comuni soci del territorio forlivese, una diversa modalità di conferimento per separare il vetro colorato da quello trasparente. L'Emilia-Romagna si conferma una regione di sportivi con il 40% dei cittadini che svolge attività fisica, in particolare all'aperto. Il dato è superiore alla media nazionale e sale ad oltre il 73% se si considerano anche passeggiate o percorsi in bicicletta. I dati sono stati raccolti attraverso un'indagine della regione e in primis si praticano calcio, basket, tennis, ciclismo e corsa. Basket, il derby tra Riviera Banca Rimini e Unieuro Forlì è appannaggio della squadra di Martino, che passa alla Flaminio al termine di una gara condotta dal primo all'ultimo minuto. Mattatore del match è stato Valentini, autore di 22 punti. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, ben ritrovati alla nostra informazione serale. È atteso per mercoledì il rientro a Riccione delle salme delle 7 vittime dell'incidente che è accaduto nei giorni scorsi nel Veneziano. Intanto sono stati resi noti le date dei funerali e la sindaca della città, Daniela Angelini, ha assicurato: porteremo avanti i loro progetti sociali. Vediamo. È atteso per mercoledì l'arrivo delle 7 salme delle vittime dell'incidente avvenuto venerdì scorso in un tratto di A4 nel Veneziano, vittime tutte quante riccionesi. I funerali dovrebbero svolgersi tra il giovedì e il venerdì, questa è l'informazione che abbiamo in questo momento. Domenica sera in 2000 hanno partecipato alla veglia di preghiera che è stata condotta dal vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, a cui hanno partecipato anche tutti i parroci di tutte le parrocchie riccionesi. Sì, mi aspettavo una partecipazione perché dai messaggi che mi stanno arrivando in questi giorni ho immaginato che la comunità fosse con noi e ieri sera l'ha dimostrato e questo ha dato la forza non solo a me, perché ce ne vuole anche per un amministratore in questi momenti, ma ai ragazzi che erano in prima fila, che mi hanno chiesto
chiesto di non abbandonarli, che non lo farò mai. Speriamo di poter riportare tutte le salme entro mercoledì per poi poter celebrare i funerali il giorno successivo. Non ce l'ha fatta nemmeno l'educatrice Romina Mannini, l'unica superstite dopo lo schianto, che però era stata estratta in condizioni disperate. I familiari hanno consentito la donazione degli organi e dalla cooperativa Cuore 21, di cui faceva parte, la ricordano come un vulcano di idee. I progetti, lo ricordiamo, della cooperativa erano quelli dell'inserimento lavorativo e sociale delle persone affette da sindrome di Down. Intanto proseguono le indagini sull'incidente. Pare non vi siano segni di frenata sull'asfalto e quindi l'ipotesi che si fa sempre più spazio è quella di un improvviso malore dell'autista del pulmino su cui viaggiavano le sette vittime, ovvero l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. Sì, avevo incontrato Massimo Pironi il giorno precedente con la presidente, dove era arrivato con una serie di richieste per migliorare appunto l'attività del centro. E mentre lì mi ero resa disponibile ad accontentare queste cose, oggi diventa quella disponibilità un impegno da parte mia e di tutta l'amministrazione di soddisfare quelle richieste. E poco fa, nel tardo pomeriggio, sono arrivate le informazioni che accennava, della quale stava parlando il sindaco appunto del nostro servizio. Infatti si svolgeranno alle 14.30 di giovedì 13 ottobre allo stadio di Riccione i funerali delle sette vittime dell'incidente. Lo fa sapere l'amministrazione comunale della città romagnola. La grande partecipazione dei riccionesi, non solo al dolore causato da questa immane tragedia, ci porta, dice la sindaca, a organizzare i funerali nel luogo più capiente e adeguato, ovvero lo stadio di Riccione. In quella giornata sarà proclamato il lutto cittadino. Le salme delle vittime, viene precisato in una nota, saranno trasportate da San Donà di Piave mercoledì mattina. La camera ardente verrà allestita all'interno del palazzetto dello sport, il play hall di Viale Carpi, struttura che era stata inaugurata proprio da Massimo Pironi e rimarrà aperta dalle 15 alle 22 di mercoledì 12 ottobre, dalle 7 alle 13 di giovedì 13 ottobre. I funerali, una cerimonia unica come richiesto dalle famiglie delle vittime, verranno presieduti dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. Allo stadio Nicoletti di Viale Forlimpopoli saranno disponibili circa 2.000 posti nelle tribune, mentre nel prato potranno trovare posto altre 6.000 persone. È prevista l'installazione di alcuni maxi schermi. All'esterno dello stadio sono previste aree di sosta per circa 600 automobili, oltre a tutti quelli lungo le vie limitrofe. L'altare sarà allestito lungo il margine del rettangolo di gioco opposto alle tribune. Ai lati dell'altare saranno riservati dei posti per le famiglie delle vittime e per i componenti del coro. Tutti i parroci di Riccione celebreranno la messa. È poi prevista la partecipazione alla funzione di numerosi cori della città. Nella giornata dei funerali, oltre agli agenti della polizia locale, saranno mobilitati anche i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. E ancora cronaca, e rimaniamo nel territorio, perché un uomo di 59 anni è la persona deceduta in seguito all'investimento da parte di un Frecciarossa attorno alle 18 di ieri a Riccione. Si tratterebbe di un italiano non originario del posto e proprio sul posto è intervenuta l'autorità giudiziaria per compiere i rilievi, presente la Polfer di Rimini. Tra le ipotesi prevale quella di un gesto volontario. La linea ferroviaria Ancona-Bologna è rimasta a lungo sospesa. Cambiamo argomento, perché continua la preoccupazione per il caro bollette anche per quanto riguarda gli alberghi. Siamo stati in uno dei più grandi della Riviera per capire a quanto ammonta l'aumento delle spese rispetto allo scorso anno. Sentiamo. Più di 160.000 euro di bolletta ad agosto di quest'anno contro i 60.000 dello stesso mese nel 2021. È il vertiginoso aumento del costo dell'energia che si trova ad affrontare l'hotel Dante di Cervia, che con le sue 254 camere è il più grande di tutta la Riviera Romagnola. Purtroppo le grandi dimensioni si traducono anche in grandi spese che in 12 mesi sono quasi triplicate. Ma devo anche dire che nonostante abbiamo fatto quasi un 20% di economie di consumi, non avessi fatto queste economie avrei avuto una bolletta da 200.000 euro. Siamo a 3,5 o 4 volte. Nella stessa situazione si trovano tutti gli alberghi della Riviera, che dopo una buona estate dal punto di vista del turismo ora potrebbero essere costretti a chiudere. Io l'ipotesi di chiusura non l'ho fatta, anche se chiaramente con queste bollette il conto economico e anche il conto finanziario dell'azienda ne risentono molto. La chiusura sarebbe, secondo me, il rimedio peggiore del male. Che fare allora? Una delle possibili soluzioni, dice Tampellini, sarebbe quella di chiedere al governo di poter spalmare i costi delle bollette nell'arco di 10 anni. Io credo che serva un mutuo bollette
è che un'azienda che venga mantenuta, resti aperta, continui ad operare, in 10 anni tranquillamente recupera il gap, no? Che quest'anno può avere. È chiaro che se va caricato tutto sui conti economici e finanziari di quest'anno, onestamente qualche problema ci potrebbe stare. Torniamo al nostro TR24 con la cronaca. È stata condannata a 6 anni di reclusione e a 5 di interdizione dai pubblici uffici Fatima Sebastianelli, 50 anni, di origine svizzera, a processo per maltrattamenti e appropriazione indebita nei confronti di 3 anziani, tra cui la madre. Oggi in tribunale a Rimini la sentenza di primo grado. Il giudice della sezione penale, Raffaele De Florio, ha anche condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali, nonché di una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro, quanto scrivono gli avvocati. La stenta fu segretario, lasciata senza soldi e telefono, con la sua pensione utilizzata dalla Sebastianelli per acquistare automobili e fondare società finte, è quanto precisano i legali. La cinquantenne nel 2020 fu arrestata dai carabinieri di Riccione in esecuzione di un'ordinanza del GIP del Tribunale riminese Manuel Bianchi. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore, la donna, oltre ad approfittarsi dell'anziano non vedente, maltrattava fisicamente l'anziana madre di 83 anni e anche un imprenditore marchigiano disabile. Cambiamo argomento e parliamo del People Mover di Bologna, la monorotaia che collega la stazione all'aeroporto cittadino. Le centinaia di episodi di blocco e anche di sospensioni del servizio di collegamento hanno raffreddato l'interessamento del fondo francese che era interessato all'acquisizione. Facciamo allora il punto in questo servizio. Oltre 500.000 di passeggeri da giugno ad agosto. Il People Mover, la navetta su rotaia che in 7 minuti collega la stazione di Bologna all'aeroporto, piace sempre di più ai turisti in transito dal capoluogo, nonostante i malfunzionamenti che nei 2 anni di operatività hanno portato a diverse sospensioni del servizio. 326 gli episodi di blocco registrati da novembre 2020 a luglio scorso, dicono i dati diffusi dal comune in risposta a un'interrogazione del consigliere del Carroccio Di Benedetto. Negli ultimi giorni le corse sono state interrotte per un intervento di manutenzione programmato e proprio gli intoppi delle 3 navette in funzione potrebbero rallentare la trattativa con il fondo francese Meridiam, interessato all'acquisizione della maggioranza di quote della Marconi Express e quindi della monorotaia. La negoziazione, come riporta il Resto del Carlino, potrebbe chiudersi entro la fine dell'anno con i francesi che vorrebbero rilevare il 70% delle quote del MEX, ma il fondo potrebbe prendersi più tempo per valutare la bontà dell'investimento, che vale circa 30.000.000 di euro. Integra, interlocutore della trattativa di acquisizione, terrebbe una quota della società insieme a Tipper. Passiamo ora al nostro consueto aggiornamento sui dati Covid. Oggi 2.194 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 6.591 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 29, quindi 5 in più rispetto a ieri, mentre sono 40 in più rispetto a ieri quelli ricoverati negli altri reparti Covid, che salgono così a 927. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 52 anni e 8 mesi, mentre la situazione dei contagi vede 273 nuovi casi a Bologna, 242 a Ravenna, 214 a Ferrara, 160 a Rimini, 136 a Forlì, 133 a Cesena e 42 nel circondario imolese. Purtroppo si registrano altri 9 decessi, alcuni dei quali risalenti ai giorni precedenti. Parliamo ora di Alea Ambiente, che mette in campo un nuovo progetto per il riciclo del vetro. Vediamo allora quali sono le novità in questo servizio. Esempio perfetto di economia circolare, il vetro può essere riciclato all'infinito e per sensibilizzare l'utenza ma anche migliorare la qualità del recupero del vetro, Alea Ambiente in collaborazione con Coreve, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo del Vetro, mette in campo una serie di iniziative nei 13 comuni del Forlivese e soci. Una campagna che ha una novità, la distinzione tra il vetro colorato e quello trasparente. C'è una grande potenzialità dei due materiali e del discorso di differenziarli. Non è facile, non è scontato, perché comunque mi ci metto anch'io per prima come cittadina, il conferimento del vetro che qui da noi nel nostro territorio, nei nostri 13 comuni, esclusi 2 di Bertinoro e Forlimpopoli, avvengono ancora nella campana di vetro. Quindi il fatto di portare tutto il vetro e conferirlo nello stesso luogo e andare a cercare piano piano di cambiare questa abitudine non sarà così facile e immediato.
Quindi cosa abbiamo pensato di fare? Sicuramente aiutandoci con una forte campagna di comunicazione che si chiama Ci resta di vetro. Noi siamo alla ricerca continua di comuni o gestori che hanno bisogno del nostro supporto, che sono appunto il fondo ANCI Coreve, che è attivo da tantissimi anni, e i bandi per il centro nord e il centro sud che abbiamo istituito insieme ad ANCI, invece che sono stati lanciati ad aprile-maggio di quest'anno. Abbiamo individuato Ale Ambiente, che aveva questo importantissimo e interessante progetto, che era di andare a dividere la raccolta per colore. È stato inaugurato all'Opera Santa Teresa del Bambino Gesù a Ravenna il museo dedicato al suo fondatore, Don Angelo Lolli. Vediamo. Un buon samaritano con un notevole spirito imprenditoriale, un antesignano del welfare, impensabile a quell'epoca, ai primi del Novecento, con un'attenzione verso gli ultimi, i poveri, i malati, che lo portarono a fondare un'opera che tuttora è punto di riferimento per l'accoglienza e la cura nel cuore di Ravenna. Si inaugura presso l'Opera Santa Teresa del Bambin Gesù il primo museo dedicato al suo fondatore, Don Angelo Lolli. E quando si raccontano fatti di 90 anni fa, così, ormai si raccontano a modo di favole. Qui invece ci sono delle continuità, c'è una partenza, c'è uno spirito, ci sono delle persone che lavorano nello stesso luogo, c'è alcune attenzioni che possono essere uguali per la povertà, per i bisognosi, soprattutto per chi è emarginato. E questo cammino è stato fatto. Noi oggi recitiamo e raccogliamo una memoria di cose antiche che diventano visibili, e siamo nel cuore dell'opera dove Santa Teresa lavora oggi. Questo museo, diciamo, testimonia la sua vita, il suo impegno, i valori che lo muovevano e che lo animavano, però anche l'azione oggi dell'opera di Santa Teresa porta avanti nei tempi moderni, con i bisogni di oggi, quegli antichi valori che l'hanno fatta nascere. Quindi è un modo per conoscere la storia ed è anche, comunque credo, un monito continuo per le attività di oggi. L'Emilia-Romagna si conferma una regione di sportivi, con il 40% dei cittadini che svolge attività fisica, in particolare all'aperto. Vediamo. Calcio, basket, tennis e padel, ciclismo e running. Gli emiliano-romagnoli non solo amano lo sport e lo seguono dagli spalti o in TV, ma lo praticano. Il 40% della popolazione in regione si dedica infatti ad un'attività sportiva nel tempo libero, un dato superiore alla media nazionale, pari al 34,5%, e che sale al 73,2% se si prendono in considerazione anche passeggiate o percorsi in bicicletta. Superano invece l'80% i bambini delle elementari che si dedicano ad attività sportive in orario extrascolastico, mentre si attestano al 28% coloro che lo praticano in modo continuativo, ovvero 2-3 volte alla settimana. Questi i dati raccolti da un'indagine promossa dalla regione e confermati da Gianmaria Menghi, capo della segreteria politica della presidenza regionale. È uno sport molto praticato e diffuso nell'ambito regionale, quindi è nel costume della quotidianità delle persone, in aumento rispetto anche al recente passato nelle percentuali di pratica da parte delle persone. Quindi la pandemia, e questo è quello che volevamo misurare, non incide in modo sostanziale sulla disponibilità delle persone a fare sport e sulla loro abitudine a fare pratica motoria nella vita quotidiana. È uno sport più libero, più individuale, più immaginato all'aria aperta, questo che chiedono i ragazzi, in spazi attrezzati che vengono messi a disposizione per l'autonoma scelta delle persone in momenti, situazioni, compagni di viaggio, diciamo, nelle esperienze quotidiane da parte loro. La linea ora alla nostra redazione sportiva per tutti gli aggiornamenti. Bentrovati su TR24 Sport. Il primo derby di Romagna di basket se lo è preso l'Unieuro Forlì.
La squadra di Martino ha chiuso sul 79-84 la sfida del Flaminio, comandando le operazioni per tutta la durata del match e contenendo la tardiva reazione della Riviera Banca. Sentiamo. Passa Forlì nel derby di Rimini e lo fa al termine di una prestazione più che convincente. Ospiti che hanno tenuto pigiato il piede sul pedale dell'acceleratore per quasi tutti i 40 minuti di gioco, trascinati dall'eccellente prestazione offerta dai vari Cinciarini, Adrian, Benvenuti e Penna, oltre a un Valentini immarcabile con ben 22 punti messi a referto. Rimini insegue costantemente e si fa sotto solo nel finale, quando il pur ottimo Johnson commette un paio di errori che l'Unieuro sfrutta a proprio vantaggio per chiudere definitivamente il match sul 79-84. Una partita credo che abbiamo meritato di vincere, conducendo sostanzialmente per tutta la gara. E anche se, come mi aspettavo, il rientro di Rimini probabilmente molto emozionale, con Johnson che veramente ha fatto dei canestri difficilissimi, e credo lì la mia squadra è stata ancora più brava che nella parte iniziale, dove ha creato i presupposti per questa vittoria, perché vincere una partita che sembrava potesse cambiare padrone non era semplice, quindi sicuramente molta soddisfazione da parte mia. Il giudizio della partita non è buono, perché vuol dire quando perdi e soprattutto inizi ancora una volta male, non va bene. Adesso rivedremo qualcosa, si vede che c'è qualcosa che non va nelle persone che partono, nell'insieme che parte. Adesso qualcosa bisognerà fare, perché ormai è una costante che riguarda Supercoppa, tutto il precampionato. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di diverso, di metterci in una condizione di non andare sempre ad handicap, anche perché partire ad handicap contro una squadra come Forlì obiettivamente poi diventa pesante. Per il calcio invece un grande Rimini espugna il campo del Gubbio col punteggio di 2-1 e continua a sognare in maniera appunto importante. Vediamo gli highlights del match nel servizio. È un Rimini che splende in casa dell'ex capolista Gubbio nel turno numero 7 di campionato. Al Barbetti, davanti ad una bella cornice di pubblico, i romagnoli sono sbarazzini ma concreti. Già dopo 4 minuti Tonelli supera due avversari e sfonda a sinistra, mandando in rete un diagonale preciso che fa gonfiare il petto ai biancorossi. Passano altri 4 giri di lancette e con vano murato arriva a rimorchio Gabbianelli, che beffa ancora Di Gennaro con un rasoterra nello stesso angolino basso. Con un doppio schiaffo subito, gli eugubini escono dal letargo ed entrano in partita. Al 14esimo Zaccagno subisce fallo e l'arbitro scatena, annulla il gol degli umbri. Poi ancora il portiere ospite si supera sulla botta di Mbakogu. Ancora un lancio lungo mette in difficoltà la retroguardia riminese. Dalla distanza Vasquez si coordina bene con Zaccagno in traiettoria. La spinta dei rossoblù si fa pesante e prima del riposo Arena manda di poco a lato. Poi un super Zaccagno compie un doppio miracolo e salva l'accorcio. Nella ripresa la formazione di Marco Gaburro si chiude a riccio e al 52esimo sono fortissime le proteste per il tocco di mano in aria di Pasa, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 70esimo arriva l'accorcio dei ragazzi di Braglia. Il cross di Vasquez è deviato in rete da Pietrangeli. La sfida si infiamma, ma Zaccagno è attento su ogni pallone e il Rimini trova 3 punti fondamentali per restare al quinto posto solitario a quota 13. Parliamo adesso di CIV Superbike, dove il pronostico è stato rispettato. Michele Pirro si è confermato campione italiano. Ce l'ha messa proprio tutta Alessandro Del Bianco, ma alla fine, seppur con un grande brivido, Michele Pirro si è laureato per la 9ª volta campione italiano. A Imola la gara del sabato di Superbike è stata condizionata dalla bandiera rossa sventolata all'8º giro per la caduta, senza conseguenze, di Gianluca Sconza. Davanti Pirro ha duellato con il rivale della stagione Del Bianco, non al meglio per via di un attacco influenzale. Al penultimo giro il fattaccio, il portacolori del Barnes Park, cade e lascia al diretto concorrente il successo, con Mantovani e Vitali a completare il podio. Con l'11esimo posto del pilota di San Giovanni Rotondo, ripartito dopo lo scivolone, gara 2 è risultata decisiva per la classifica. Il successo è andato al rientrante Zanetti, alla prima vittoria stagionale davanti al compagno di squadra Mantovani, che completa la doppietta Ducati Broncos. Del Bianco si è accontentato della terza piazza e non è bastata per
per scavalcare Pirro, quinto in gara 2. Il Ducatista chiude con 200 punti e la conferma del tricolore. La rossa di Borgo Panigale vince il campionato costruttori e il Barney Spark quello dei team. Non riesce l'impresa Kevin Zannoni nella Supersport 600. Già in gara 1 Marco Bussolotti si è assicurato vittoria e titolo con gara 2 in fotocopia, relegando il San Maurese a 2 secondi posti, utili solo a chiudere come vicecampione della categoria. Nella Next Generation ha esultato Nicolas Spinelli. I trionfi sono andati a Matteo Ferrari al sabato e Matteo Patacca domenica. L'alfiere dello Spark Barney Team imita Pirro e raggiunge il tricolore con il riminese Roccoli secondo in classifica generale davanti al concittadino Ferrari. È tutto allora per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi e linea che può tornare a Romina Bravetti. Arrivederci. Spazio alla meteo, andiamo a vedere le previsioni per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Dopo un inizio settimana grigio con qualche precipitazione sparsa, la giornata di martedì 11 ottobre vedrà un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche. A risveglio avremo ancora nuvolosità diffusa sul nostro Appennino e in Romagna, con solo qualche goccia di pioggia sul nostro crinale. Nel corso della giornata schiarite in aumento su pianure e coste, ancora maggiori addensamenti a ridosso del nostro Appennino. La ventilazione si presenterà per lo più debole, il mare quasi calmo, temperature minime in calo comprese tra 8 e 14 gradi, mentre i valori massimi saranno in aumento e generalmente compresi tra 18 e più 22 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. Questa sera a partire dalle ore 21 potrete seguire Cartellino Giallo, a seguire alle 22.30 una nuova puntata di Pianeta Bianconero. Per noi è tutto, l'appuntamento invece è rinnovato alle prossime edizioni della nostra informazione. Buona serata, arrivederci. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.